Salve ragazzi e benvenuti a questa quarta puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Sono sempre io, Mr. Tyke, e se avete seguito le scorse puntate, qui c'era una fornace e una workbench, un banco del lavoro o viceversa. Ah sì, qua c'è la fornace e qua la workbench. Niente, avevo lasciato che dovevo mettere le basi per la casetta e dovevo pulire un pochettino la miniera, dovevo prendere un po' di cobblestone, di pietra, ecco. E queste due qui sono scomparse perché sono già nella nuova casetta, ma vi tengo un po' in suspense, vi faccio vedere prima la miniera, diciamo cosa ho fatto. Ecco, innanzitutto è qua la nuova entrata perché finalmente ci ho fatto la scalinata, che anche se è orribile da vedere perché c'è sto cubo lì davanti ogni volta che si scende, e ho lasciato dei minerali così ho detto almeno li prendiamo direttamente durante il video. Ovviamente quelli che ho trovato man mano che salivo li ho tutti recuperati, li ho lasciati qui nell'inventario, non li ho messi nella cassa per farvi vedere, poi comunque al limite vediamo. Comunque c'è del tin, del copper, un po' di carne di zombie, mele, un po' di tutto, diciamo, cioè quello che ho trovato nel frattempo che costruivo la casa. Allora vediamo un po' se troviamo altri minerali che avevo lasciato. Qua c'è del silver. Ecco, sapevo, non lo rompevo il cubo sotto di me perché pensavo che ci fosse dell'altro silver. Ok, qua ho lasciato dell'altro silver, se non erro. Vorrei dire una castroneria. No. Oh, porca vacca, non riesco a vedere. No, non ce n'è, perfetto. Quindi qua si può scendere direttamente. Forse l'avevo lasciato qui. Eccolo lì, ecco, c'era qualcosa. Non lo ricordavo. Ok, poi lì ce n'è dell'altro. Basta adesso che non ce la voglio. Ok, qua è finito, quindi chiudo che sennò ci cado. Voilà. A posto. Adesso è abbastanza, cioè è molto più chiaro rispetto a prima, cavolo, che dovevo fare tutto quel zigzag per salire su. Qua c'è del tin. Molto utile. Voilà, ok. E niente raga. Altro. E non posso mai parlare che trovo sempre. Va bene, ok. Importante trovarli i minerali. Allora, ho semplicemente per prendere della pietra ho semplicemente aggiustato qui, diciamo, alcune zone. Ad esempio qui c'era tutta cobble, tutta stone, diciamo, che era tutta messa in disordine. Allora ho cominciato a spianare tutto. Ecco, qui c'è del silver che mi sono lasciato. Anche del tin, bene, bene. E poi infatti, sì, tanto sono sicuro. Ok, perfetto. Poi vi faccio vedere un minerale che ho trovato molto utile. Qua c'è dell'altro silver, ma io qua non vedo proprio quando lo vado a raccogliere. Ce l'ho lasciato, non me ne sono neanche accorto. Bene. Anche qui ho ripulito, avevo già detto che qua venivo a ripulire. Ah, forse sono quei minerali che ci ho lasciato, erano quelli che sono usciti sotto alla stone che ho rimosso. Anche qui ho rimosso della stone, è uscito del copper, questo me lo ricordo che ce l'ho lasciato. C'è del silver. Basta. Non c'è più nient'altro, c'è scurissimo. Poi ho aggiunto un po' di torce perché ho trovato uno scheletro, uno zombie in due occasioni diverse, e quindi ci ho messo un po' più di torce che sennò era un casino ogni volta scendere coi mob. Cioè li ammazzi subito, però solo una scocciatura. E niente, qua eravamo rimasti che c'era una parete. Bene, per prendere della stone, della cobblestone, della pietra, ho deciso di scendere giù con delle scale a un'altezza più o meno di, aspetta, non ricordo più. Di 11 se non erro. Sì, di 11, Y11. Diciamo perché io nei miei mondi single player di solito scendo a questa altezza per trovare i minerali più preziosi come diamanti, redstone, gold, questa roba qui. E per il momento qui ho semplicemente allargato sempre per prendere la pietra, ecco. Ho lasciato dei minerali, però la cosa più importante è che casualmente scendendo, avete già visto, ho sbagliato che non ho guardato le coordinate e mi sono trovato la redstone. Poi sembra, ora non la sento più, però
Però sembrava che ci fosse anche della lava attorno, quindi poi qua magari faremo una miniera su due livelli, vedremo, e sarà tutto quanto comunque nel corso del gioco. Nel frattempo raccogliamo questi minerali che ho lasciato. Non ho neanche torce dietro. Ah, devo raccogliere del carbone anche un pochettino. Niente. Tin, copper. Redstone, eccolo lì, un altro redstone. Vedete, a questa altezza, diciamo, si trovano un bel po' di minerali. Ecco, altro redstone. Ci serve però il puxel di ferro. Ah, ecco, poi comunque ho fatto, semplicemente avevo costruito, man mano che costruivo la casa, un'ascia per non consumare il puxel che avevo costruito. E via, basta, poi ho preso dei semi. Questa spada prima o poi la bruceremo perché mi ha stufato già. Niente, allora, qua non possiamo raccogliere. Ah, sì, c'era del tin ancora. Io cado intanto. Voilà. E poi qua magari veniamo a pulire in un secondo momento col puxel di ferro. Allora, saniamocene. Ah, prendiamo un po' di carbone che ci serve per fare un bel po' di torce. Anche perché già è buio, porca vacca, con... passa veloce il tempo sul Minecraft. Anche se qualcuno la pensa diversamente. Effettivamente quando ti chiudi dentro un buco per non farti prendere dei mob non passa mai il tempo. Quando invece sei a fare i video o a divertirti passa velocemente. Misteri della vita. Tanto questo qua lo dovevamo pulire prima, lo puliamo adesso. E qua c'è la del coppia. Passa? Facciamo direttamente, chiudiamo con una parete, facciamo prima, così almeno evitiamo di torcificare la zona per eventuali mob. Perfetto, voilà, chiuso tutto quanto. Beh, 15 di carbone abbastanza. Sto oro qua che mi fa gola ogni volta che passo, dobbiamo fare sto puxel di ferro perché sennò non andiamo avanti. Adesso dovrebbe essere un po' più semplice salire. Ci mettiamo sempre 2 ore, però perlomeno non dobbiamo fare parkour per salire. Adesso c'è il creeper che esplode qui davanti. Non c'è il creeper, ma c'è lo stecchino qua. Ecco, ve lo volevo tenere per sorpresa, però eccola lì la casetta, adesso ve la faccio vedere. No, dai, mostri! Tu, t'ammazzo, dove stai? Sei troppo vicino. Non venite qua, creeper. Io me ne scappo dentro. Ok. Adesso dormiamo, poi mangiamo un pochettino. Se abbiamo del mangiare, che non ricordo se ho del mangiare, porca vacca. Dobbiamo mangiare? Ecco qua, 3 mele che mi servono. E ho una freccia sulla, sul braccio sinistro, sul gomito sinistro. Allora, mangiamo. Ok, giusto per far salire la vita. E diciamo, questa casetta non l'ho voluta demolire, semplicemente perché 99 su 100 lo trasformerò in un gallinaio, per tenere le galline. Ecco, sì, avete sentito bene. O se no magari la demoliamo, poi vediamo. Creeper non ce n'è più, sembra. Ecco qui la casetta, ta-dam! Farà un po' schifo, ok, va bene, ma è da completare. Ad esempio qui gli angoli non li ho messi, le finestre non le ho messe, perché volevo farlo insieme a voi. Qui ci sono i creeper che aspettano, guardano, cosa guardano? Guardano gli alberi. Oh, belli. Ah, nel frattempo che tagliavo la legna per fare sia il pavimento che il soffitto, ho piantato questo piccolo boschetto. Oh, cosa ci fai te lì? Ho piantato questo piccolo boschetto così almeno ogni volta non dobbiamo andare laggiù per prendere degli alberi, ecco. Andiamo in casa, cominciamo a posizionare la roba che abbiamo preso. Ecco, accogliente, ci sono molti mobili come vedete, cioè molto accogliente, sì. Vabbè, comunque diciamo aggiungeremo tutti quanti tutte le altre cose man mano che andremo avanti nel gioco, perché comunque ci sarà parecchio da riempire. Allora posizioniamo subito la cassa qui. Così almeno poi abbiamo anche lo spazio per posizionare la seconda cassa, per fare la cassa più grande o altre cose, vedremo, magari l'incudine.
Allora, tin 64, copper, tin, silver, platinum, che penso che, non lo so se è un qualcosa di, diciamo, di prezioso, non ve lo so dire con certezza questo. L'alberello che poi andiamo a piantare. Vabbè, facciamo una cosa adesso, scarichiamo tutto. Poi cominciamo a dividere delle casse. Ah, ecco, ho trovato anche una ink sack man mano che andavo avanti. E ho trovato, visto che andavo, ho fatto giusto una scappata al volo per vedere se c'erano delle vacche in giro, ma per il momento non ho visto niente. Ho trovato un buco o una miniera da osservare, diciamo, da andare a esplorare. E magari poi lo facciamo insieme, così almeno diciamo, andiamo a vedere un po' cosa c'è dentro. Qua avevo scritto Paxel, togliamolo, perché mi ero dimenticato come si faceva, perché avevo avevo delle, il cane che mi ha parlato, mi erano venuti dei dubbi sulla posizione del piccone e l'ascia, e niente, posizioniamo il letto, che direi di posizionarlo, dove possiamo posizionare? Qua? Posizioniamolo, oh, c'è così tanto spazio che non ho idea di dove possa posizionarlo. Posizioniamolo qua. Sì, voilà. Sta bello ad angolo. Ok, ragazzi, facciamo una cosa. Andiamo a esplorare quella piccola minieretta. Ah no, dobbiamo mettere prima le torce. Quindi prendiamoci la legna, anche se già ne abbiamo. Voilà. Prendiamo il carbone, adesso l'abbiamo. Le mele, la carne ce la portiamo. Questo legno poi lo posizioniamo via. Un po' di coble e un po' di grana. Perfetto, direi che siamo, no, non siamo pronti. Ok, facciamoci un'altra spada e poi facciamo delle torce per illuminare la zona. Allora, voilà, 1, 2, 3, 4. Subito alla veloce perché ci sto mettendo troppo tempo qua, sono diventato più scemo del solito. Allora, ok, mettiamo un po' di torce, ma sono italiano, è vero, 4, 5, ok, voilà. Magari qua al centro, non so se sono, se è al centro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Al centro, perfetto. Bene, bene. Bene, ok, sembra che sia abbastanza illuminata. E poi, visto che ho lasciato questi angoli qua, magari mettiamo due torce qua davanti. E poi ne mettiamo uno su ogni lato, dai. E poi andiamo a fare un'occhiata, andiamo a dare un'occhiata veloce alla miniera. Intanto qua c'è sto stronzi e c'è sto. Ecco, come ho preso. A te adesso ti scasso. Voilà. Cane di zombie. E andiamo a vedere la miniera che. Eccola qua, da esplorare avevo scritto. Perfetto, facciamoci un attimo due torce al volo. Perché le ho consumate. E poi prendiamo questo. Eccole qua. Ok, lasciate i bastoncini. Andiamo. Allora, andiamo a esplorare. Qua ho deforestato un casino. Oh, quanto sei lontano? Ci ero arrivato in 2 secondi. Ecco, ero arrivato. Ah, ecco, c'era un maiale. Dobbiamo trovare anche qualche vacca, però come vi dico, sono appena arrivato qua. Uli c'è un mob che sta morendo. E ho trovato lì l'Inksack, ecco, infatti, perché stava morendo anche già quello lì. Ecco qui. Andiamo a dare un'occhiata. Ecco, c'è già. Mamma mia, ma è possibile. Quanti ce n'è? Senti, buttiamoci al volo, via. Voilà. Ma se grazie, spada automatica. Perfetto. Ok, c'è già del materiale. Diamo un occhio al volo. Ma questa è veramente una miniera. Io pensavo che fosse uno di quei buchi che si trovano in giro così. Bene, bene, oh.
Niente. Ecco, non ho finito, non ho fatto in tempo neanche a parlare. Ci sono abbastanza materiali. Magari li raccogliamo anche. Oh, dove sei? Vabbè, li raccogliamo dopo. Non lo dico più, scusami, non lo dico più. Io quando l'avevo vista dall'altro buco e avevo visto che c'era un'altra parte di miniera che sembra questa qui, poi non so. Ah, ecco, c'è del. Oh, wow, del platino. Crocifichiamo su. No, ci sono rimasto malissimo. Convinto che fosse una miniera. Vabbè, allora raccogliamo i minerali e ce ne andiamo, dai. Abbiamo consumato soltanto torce. Tin. Perfetto. Raccogliamo i minerali e ce ne andiamo. Copper. Le prime puntate sono tutte così minerali, minerali, minerali. E poi man mano andremo avanti e magari potremo cominciare a costruire. Cos'è? Farlo? Bene, bene. Potremo cominciare a costruire magari i primi impiantini. Però diciamo ci tengo a farvi vedere tutte le cose che faccio, così almeno non ci perdiamo ogni minima cosa. Non so se vi avevo dato le coordinate della casa, poi magari ve le do dopo, così se volete arrivare nello stesso punto anche voi, se state giocando sullo stesso mondo. Con lo stesso seed ovviamente, che vi ho messo in descrizione. Vabbè, qua potevo anche fare a meno ad attappare. Bene, bene. Dai, però di minerali ce n'è dentro, eh. Devo dire che per un po' mi sa che non scenderemo in miniera. E poi un giorno che saremo belli tranquilli andiamo a ripulire anche quel canyon, perché ho visto che ci sono diversi minerali. Ok, prendiamoci giusto questo copper. Sembrava che fosse buio, poi ho visto dalla minimap invece ancora il giorno, perfetto. Ok, ce ne andiamo senza tappare niente, perché tanto qua. Ah sì, c'è il ferro. Ok. Ma qua non posso. Ecco, mi è finito, perfetto, quindi dobbiamo tornare alla base, non ho niente dietro. Ok, per il momento allora torniamo alla base, non possiamo fare nient'altro. No! Ok. Ecco cosa serve la sabbia in Minecraft per fare le scalette al volo. Allora ci dobbiamo tornare dopo in un secondo momento, dai. Non avevo fatto in tempo. Non avevo finito di dire. Non avevo. Ah! Non avevo fatto in tempo a finire di dire che non ci torneremo più e mi è finito il pax. Torniamo a casa. Oh, non corri più. C'ho fame? Eccolo qui. Ah, bisogna ammazzare anche due maiali. Sì, però bisogna tenerne due. Allora facciamo così, dopo facciamo la farm di grano, così almeno possiamo cominciare a portarci dietro due animali e tenerli lì vicino a casa, così ogni volta non andiamo in giro a prenderli. Dobbiamo portarci tutte le comodità vicino, quindi i primi progetti sono questi, portarci tutte le comodità più vicino possibile. Allora. Ah, se state giocando con questo seed, mi ero dimenticato di dirlo, e avete suggerimenti, magari trovate miniere o cose varie, potete tranquillamente dirlo nei commenti, così almeno diciamo ci troviamo avvantaggiati e giochiamo tutti quanti insieme, ecco. Bene ragazzi, io per il momento chiuderei il video qui, magari ne faccio subito dopo un altro dove faremo magari farm di grano e andremo a pulire quella piccola miniera. E niente, sempre per il fatto che non voglio fare video troppo lunghi, così no annoiano, e quindi potete digerirli tranquillamente. E vi ringrazio per la visione e ciao a tutti ragazzi!